Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati e ben ritornati con noi CI a Padova, in modo particolare il presidente Luca Trivellato. Presidente CI a Padova, grazie di essere qui. Buongiorno, abbiamo diverse informazioni importanti e anche il vicepresidente di CI a Padova, Luca Bisarello, presidente di zona Cittadella. Grazie anche a lei. Sottolineiamo questo perché metteremo anche un focus su questo territorio, un po' per conoscerlo, insomma, una lente di ingrandimento che è sempre interessante avere. Con l'agricoltura sappiamo che andiamo a spaziare in vari ambiti, adesso poi c'è anche un settore abbastanza, anzi una regione che è stata particolarmente colpita e devastata, e l'agricoltura è stato uno dei settori più coinvolti in assoluto, con delle ripercussioni ai noi di lungo periodo. Presidente, cominciamo un po' sul discorso dei cambiamenti climatici, le ripercussioni che ci possono essere con eventi imprevedibili, perché se un evento così doppio come c'è stato in Emilia-Romagna, dicono che poteva verificarsi in 100 anni, non nell'arco di 14 giorni in questi termini, però adesso si verificano e l'agricoltura è quella più esposta. Quello che tanti si chiedono, e sono anche le voci che vengono a quel territorio, e poi anche da noi, non è che potrebbe capitare lo stesso da noi e ci ritroviamo come qualche anno fa, avete ben presente, non è che si potrebbe fare qualcosa prima che gli agricoltori potrebbero sollecitare le istituzioni in modo pesante prima di avere danni incolmabili, assicurazioni, insomma vedere un po' con l'occhio un po' più lungo, perché poi voi come CI a Padova avete dei territori che sono estremamente fragili, sono già finiti sotto. Sì, beh, innanzitutto mi permetta di sottolineare, insomma, la vicinanza ai nostri colleghi dell'Emilia Romagna e non solo, ovviamente anche a tutta la cittadinanza così duramente colpita da questi eventi così importanti, fenomeni intensi che si sono dati. E voi avete, ricordiamo, l'avete aperto anche un conto corrente? Abbiamo aperto un conto corrente di solidarietà proprio per i nostri colleghi agricoltori dell'Emilia Romagna, adesso ci stiamo organizzando anche per capire come apportare aiuti specifici poi per le singole aziende agricole non appena la situazione permetterà anche ai nostri apparati, alla nostra organizzazione territoriale dell'Emilia-Romagna di avere la situazione più chiara e anche la capacità di capire quali zone sono raggiungibili e quali no, perché tuttora ci sono alcune zone che non sono raggiungibili neanche coi trattori. Detto questo, dovuto, doveroso, ma come dire, necessario e non, diciamo, non formale, l'elemento del cambiamento climatico, dell'emergenza climatica che stiamo vivendo è un elemento ormai imprescindibile col quale dovremo fare i conti da qua ai prossimi anni. Cosa vuol dire cambiamento climatico? Cosa vuol dire emergenza climatica? Vuol dire quello che abbiamo visto in questi giorni, è stata occasione anche in questa trasmissione di ripeterlo più volte. Abbiamo fenomeni estremi, cioè abbiamo periodi di lunga siccità come quello che abbiamo vissuto durante questo inverno e questa primavera, e successivamente dei fenomeni intensi di pioggia, intensi sotto il profilo della quantità d'acqua che cade, ma anche del ridotto tempo col quale questa cade, che genera ovviamente una difficoltà poi nella gestione idrica di questi fenomeni. Quello che è successo in Emilia-Romagna, dovesse succedere qui, non credo ci sarebbero delle soluzioni differenti, perché quello che è avvenuto è stato qualcosa di eccezionale, col quale però dobbiamo fare i conti e purtroppo dovremo fare i conti anche in futuro con molta probabilità. E che cosa si può fare? Allora, noi come organizzazione agricola, non solo noi ma anche insieme alle altre organizzazioni di rappresentanza, siamo all'interno dei consorzi di bonifica, che sono uno degli enti che gestisce diciamo, l'apparato idrico dei nostri territori, e stiamo capendo, verificando, abbiamo fatto proposte, ma anche la Regione Veneto alla fine dello scorso anno ha presentato un resoconto di analisi delle possibili opere da realizzare per il mantenimento di quello che è il nostro sistema idrico, perché noi abbiamo da un lato appunto la necessità di garantire dell'acqua non solo alle coltivazioni ma anche a quello che è il nostro ecosistema più in generale e anche ai centri urbani, dall'altro lato abbiamo la necessità in occasione di appunto fenomeni intensi di prelevare quest'acqua e evitare che si verifichino situazioni di difficoltà come è successo in Emilia Romagna, e sono due elementi completamente contrapposti, per cui anche le soluzioni per questa cosa qua sono soluzioni da un lato che devono essere intraprese e devono essere messe in cantiere, perché sarà necessario in qualche modo ragionare sulla mitigazione di quello che sono gli effetti dei
cambiamenti climatici. Dall'altro lato è chiaro che queste opere comunque necessiteranno di tempo per essere costruite. Noi quello che abbiamo chiesto, e lo ribadiamo, è una questione di trattenuta di acqua nel momento in cui arriva e di rilascio organizzato nei momenti di necessità per quanto riguarda il non solo, ripeto, la parte di produzione primaria delle nostre aziende agricole, ma anche per il mantenimento dell'ecosistema al quale siamo abituati e che permette poi di avere turismo, di avere economia del territorio e quant'altro. Sì, perché poi tra l'altro oltre a questo c'è anche l'economia turistica che viene gravemente compromessa. Ma non siamo fortemente in ritardo in questo, perché ormai l'episodio alluvionale che si è verificato da noi sono passati anni. Ormai il tempo vola, però sono passati anni. Vasche di laminazione ulteriore, come si vede in alcuni paesi anche con i quali l'Italia confina, che hanno attuato questo in virtù proprio della raccolta dell'acqua per una carenza idrica e poi per contenerla negli eccessi, alcuni paesi li hanno già fatte, noi non ancora, quindi poca cosa. È stato fatto qualcosa, l'ultimo evento diciamo importante è stato nel 2010. E da allora, 13 anni fa. Era 13 anni fa, è stata fatta una vasca di laminazione nel Trissino e un'altra che non ricordo in questo momento dove, però qualcosa è stato fatto. Sono opere che impiegano tempo a essere fatte. Allora, siamo in ritardo. Il problema, allora io non... Senza far polemiche, no, non è questo il luogo, è proprio per capire anche voi si cade facilmente nella polemica e non è una cosa per la quale noi siamo abituati a fare e a ragionare. E quello che diciamo è che è una situazione molto complessa, questo sì, che però deve essere affrontata. Deve essere affrontata in maniera il più velocemente possibile. Le opere che devono essere fatte devono essere pensate a 30 anni e non a 5 anni, perché sennò il tempo della costruzione poi si rischia anche che non siano più utili, vista la velocità dei cambiamenti che sono in corso. O che le sottodimensionate o sovradimensionate. Esattamente, cioè c'è un problema e poi va ragionato sulla compatibilità ambientale, cioè ci sono tutta una serie di valutazioni che devono essere fatte. È chiaro che non si può rimanere fermi di fronte a queste cose qua. Noi abbiamo competenze importantissime delle università, abbiamo i maggiori esperti sotto il profilo idrogeologico, idrico. Io sono stato qualche mese fa all'Orto Botanico, c'era il convegno per i 100 anni dell'ordine degli idrotecnici della provincia di Padova, per cui abbiamo professionalità che sono in grado anche di interpretare i dati raccolti e quindi di delineare un futuro ipotetico, per carità, però con una base scientifica. In base a quelle cose là è necessario mettersi intorno al tavolo, fare un sistema e fare in modo che dopo queste opere vengano realizzate. Noi abbiamo ribadito la necessità di avere un commissario alla siccità, che è stato fatto, che tra l'altro è Veneto, è Nicola Dall'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, che è stato nominato commissario nazionale alla gestione della siccità, che detto adesso stride un po', però appunto sono i due lati della stessa medaglia in realtà. Perché la necessità di un commissario? Perché gli enti che gestiscono il patrimonio acqua, il bene acqua, sono diversi, sono diversificati, hanno diverse competenze e però nel caso dell'emergenza è necessario ovviamente che ci sia un coordinamento, una gestione unica che permetta poi di accelerare quando è necessario accelerare e prendere le decisioni per effettuare quegli interventi utili, ripeto, non solo al nostro comparto ma a tutto l'ambiente e al nostro ecosistema. A livello di prevenzione, quindi adesso al momento tutto sommato, dopo ci spiegherete meglio voi, anche lei per il suo territorio, che vanno bene le cose perché piovuto quel giusto, non quel troppo, no? Comunque è in stagione, sembrerebbe, abbastanza in stagione. Quindi a livello di prevenzione di un ipotetico momento di grandemente siccitoso a luglio, come sembrano pronosticare, o viceversa di piogge, bombe d'acqua, tra virgolette, che possono sempre verificarsi in primavera inoltrata o inizio estate, inutile negarlo, è possibile. Si può fare qualcosa per salvare certi tipi di produzioni agricole, proteggerle, fare qualche cosa? È possibile a livello preventivo? Allora, a livello preventivo la manutenzione è l'elemento, la manutenzione dei canali e degli scoli è la cosa fondamentale. I nostri consorzi di bonifica nel territorio da una decina d'anni stanno lavorando in maniera molto importante per quanto riguarda la gestione, appunto la pulizia e quant'altro, per quanto riguarda il nostro sistema idrico che è molto complesso.
Sono stati fatti investimenti importanti rispetto al diciamo, rinnovamento dei parco macchine e delle capacità anche professionali degli addetti. È un lavoro che deve essere continuativo, che non si può abbandonare neanche per qualche mese, quindi prima di tutto la pulizia. Su questo ovviamente siamo chiamati anche noi a fare la nostra parte rispetto a quello che riguarda i nostri terreni. E rispetto alla protezione in campo, è chiaro che la protezione si può fare, è limitata, perché dipende ovviamente dall'intensità e dalla, diciamo, proprio dall'intensità poi dell'effetto meteorologico, dalla precipitazione. E è necessario però fare un ragionamento, appunto, ripeto, sempre di sistema, ragionando sulla tenuta della parte economica delle nostre aziende agricole. Allora, o questo arriva attraverso le assicurazioni, o questo arriva attraverso come dire, possibilità di risarcimenti di danni che devono essere estremamente rapide, cosa che purtroppo nell'ultima annata siccitosa non si è dato, ci sono stati parecchi rallentamenti. Però è necessario. Perché dico questo? Non perché chiediamo, come dire, contributi per forza a pioggia per il nostro settore, ma perché è necessario ragionare sul nostro settore come un elemento fondamentale e di sistema, che è sì di produzione primaria, ma anche di, come dire, di risorsa collettiva, proprio di valore collettivo che noi offriamo attraverso il nostro lavoro di, appunto, gestione idrogeologica, ma anche paesaggistica, ma anche di biodiversità. Assolutamente sì. Lei parlava dei canali, abbiamo avuto un paio di mail, no, diciamo di più, sono arrivate diverse mail che chiedevano la competenza per pulire gli scoli dei canali che ci sono, quelli limitrofi alla strada che confina con la proprietà privata di case, ville, condomini, quelli limitrofi ai campi, quelli alle strade, perché lei giustamente ha detto bisogna che i proprietari tengano conto di questo, però tipo adesso se uno va a farsi dei giri nelle zone prospicienti alla campagna, tutto sommato vede che ci sono tanti canali che sono completamente pieni di erba, di quant'altro, e l'acqua è a livello quasi, ma perché non sono stati rivangati, riscavati? Ma chi deve fare cosa? Allora, dipende dal canale, appunto, dipende dal canale e dipende dalla zona nella quale ci si trova. Diciamo che quelli più piccoli, chiamiamoli così, e vicini alle abitazioni è il frontista che si deve occupare della pulizia del canale. Quindi il proprietario dell'abitazione, sì, che è limitrofa al, sì, canale, giusto? Dopo invece si passa a competenze superiori, come il consorzio di bonifica, come il genio civile magistrato alle acque, fino ad arrivare all'autorità di bacino. I contadini, sì, gli agricoltori, quando sono responsabili? Sono responsabili per la parte relativa ai loro campi e ai margini, normalmente ai loro campi, ovviamente all'interno dei loro campi, salvo che non si tratti di canali irrigui di gestione invece del consorzio di bonifica, per i quali gli agricoltori sono obbligati a lasciare il passaggio proprio per i mezzi di pulizia sul proprio terreno. Perfetto, quindi, e qualora questi agricoltori la vedessero che questi canali sono intasati, chiamano il consorzio di bonifica. Fanno segnalazione al consorzio. Se sanno che è di consorzio di bonifica. Se invece è il privato cittadino, deve prendersi la spala e la cosa e pulire tutto. Assolutamente. Ma questo è importante precisarlo, perché quando abbiamo capito anche dalle mail arrivate la gente non aveva però dipende appunto dalla tipologia di canale di cui stiamo parlando, per cui la prima cosa è quella di andare a capire qual è, e questo il piano acque del comune che noi chiediamo anche che venga, come dire, rinnovato, ripreso in mano anche dalle amministrazioni locali, sarà un lavoro che dovrà essere fatto proprio per la situazione in cui ci troviamo, nel piano acque vengono definite anche queste cose. Perfetto, allora torniamo su questi temi, daremo la parola anche al vicepresidente, nonché presidente di zona Cittadella di Cia, poi parleremo di prodotti agricoli, di rincaro prezzi e di tanto ancora dopo la pubblicità, tra poco. Grazie anche a tutti quelli che